L'altra domanda riguarda un secondo grande punto interrogativo che aleggia sulla città di Napoli e risale ormai a più di 3 anni fa, una partita nella quale lei, suo malgrado, era presente quella sera e ancora oggi si discute attraverso servizi delle Iene, inchieste che non vanno a buon fine, procuratori federali che chiedono file che poi vengono a mancare. Ma lei quella sera lì, che cosa ha notato o che sensazione ha avuto relativamente a un episodio in base al quale molti tifosi, ma lo stesso presidente De Laurentiis, sostiene che quello scudetto sia stato scippato al Napoli poi da quella sera? Mi sembra che ci sia stato anche un cambiamento nella classe dirigenziale Arbitrale, sì, dell'AIA. molto recente, diciamo. Tra l'altro, io ne conosco molti perché sono abbastanza anziano di questi arbitri qui e per me diventa difficile andare a sindacare su quello che può essere un episodio, anche perché ne ho ricevuti anche a favore, qualcuno contro. Io ho molta fiducia in generale, mi fido soprattutto di queste persone che ci sono adesso, perché sono quelli che mi hanno arbitrato anche quando ho giocato, quando ero calciatore, e con i quali ho un rapporto molto amichevole dentro la professionalità. Per cui sotto questo aspetto qui mi dispiace, ma non posso aiutarlo. Corriere della Sera. Salve, Monica Scozzafava. Benvenuto intanto.